Il potere logora chi non ce l'ha. È una massima che è legata ad Andreotti. In realtà io poi ho scoperto che non è De Andreotti, quindi è un'appropriazione non proprio indebita, perché il potere lui ce l'aveva e quindi si può appropriare anche di una massima che lui in tarda età ha definito una massima eterna. In realtà pare che sia, pare, di Talleyrand. Che nel 1974 Andreotti concesse a Oriana Fallaci una bellissima intervista. Il vero potere, scrive la Fallaci, non ha bisogno di tracotanza, barba lunga, vocione che abbaia. Il vero potere ti strozza con nastri di seta. Per potere logora non c'è, chi non ce l'ha. E un po' è vero, però poi non è neanche tanto vero, insomma, quindi io cercherei di capire come si può dirlo all'indomani di elezioni che hanno per una volta stabilito, senza bisogno di leggi elettorali, con lo scorporo, col recupero, col listino, eccetera, che effettivamente si è capito chi ha vinto Renzi, no? E si è capito anche chi ha perso, un po' ha perso Grillo e molto ha perso Berlusconi. Quindi noi abbiamo oggi dei vincitori e dei vinti. Cosa faranno poi, cosa farà lui, Renzi, con il potere? È presto per dirlo, però è molto una cosa che, diciamo, vi pregherei di avere anche un po' compassione per un giornalista che ha cominciato con Aldo Moro e si avvia a concludere con Lele Mora, quindi insomma, diciamo, c'è un tragitto. Il potere da allora è molto cambiato, il potere è molto cambiato, e nessuno di noi, vedendo il ragazzo, il giovane Renzi, nessuno di noi penserebbe, vedendolo, che quello te strozza. Oddio, Letta, stai sicuro, stai sereno, quelle cose lì, un pochetto sì, però non mi pare che l'omicidio politico, che pure era spesse volte evocato nei confronti del Gobbo, il Divo, no? Insomma, cioè, abbia a che fare con Renzi.